Francesco Pellecchia e chiedo per lui un grande applauso. ...26 anni, Francesco Pellecchia è ancora un giovane talento, si può ancora definire un giovane talento? Beh, proprio giovane no, però c'è ancora tanto da fare, quindi in questa prospettiva sono ancora giovane. Quando nasce la passione per la musica e quando capisci che in realtà è questa la strada che vuoi percorrere? Sì, ho cominciato ad avvicinarmi al pianoforte intorno ai 6 anni e mezzo, 7, perché avevo mio padre che è un dilettante, si interessava di musica, non a livello professionale, quindi mi ha suggestionato un po', dopodiché la passione vera è nata un po' più tardi, qualche anno più tardi, tant'è che poi ho deciso anche di iscrivermi in conservatorio. Una carriera già molto importante che ha sicuramente molto ancora da dire. Sto continuando a studiare, mi sto perfezionando a Pinerolo, vicino a Torino, con il maestro Pietro De Maria, con cui sto affrontando anche, ampliando il mio repertorio. E naturalmente sto partecipando anche a concorsi, a concerti che mi danno la possibilità di suonare, di provare questa nuova musica, questo nuovo repertorio. La musica classica, la musica di un certo tipo, entra in luoghi che non sono propriamente quelli abilitati a questo tipo, a questo genere. È però un modo per avvicinare le persone e gli spettatori anche la prima volta ad un genere musicale che probabilmente non avrebbero mai approcciato. Queste iniziative come il concerto di questa sera danno la possibilità di avvicinare un bacino di utenza molto piuttosto eterogeneo, quindi non solo dilettanti, professionisti, amanti della musica, ma anche persone che sono abituate a un altro tipo di ascolti. Naturalmente nei confronti della musica classica c'è sempre una sorta di pregiudizio, un po' come a scuola la matematica, si pensa sempre sia qualcosa di ostico, in realtà è molto, forse anche più semplice di quello che si pensi. Poi naturalmente va valutato il compositore, le composizioni, i periodi di produzione della musica, però ci si può sforzare in questo senso, visto anche la tradizione italiana e il contributo che nella storia europea, nella storia della musica europea, il popolo italiano e gli artisti italiani hanno dato. Bari è una città classica? Beh, Bari ha una grandissima tradizione con il suo conservatorio che è molto apprezzato anche all'estero, ha sfornato tantissimi musicisti, non solo pianisti, quindi in questo senso posso sentirmi anche fortunato di aver studiato qui.